È battaglia per il punto nascita a Fabriano, nuova doccia fredda, la regione attacca il governo, il comune e la regione, il sindaco Santarelli, abbiamo ancora margini per salvarlo. Due persone indagate per la morte di Khalil Khalil, l'operaio deceduto a Matelica in un cantiere della ricostruzione post-sisma. La procura ha completato una parte dell'inchiesta su presunti episodi di sfruttamento in alcuni cantieri delle SAE, un dipendente dovrà rispondere di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Sergio Schiavoni, ospite in TV a Punti di Vista, i miei primi 80 anni, dagli inizi al successo, il mio segreto è la famiglia, in onda stasera alle 21.20 sul canale 12 di ETV Marche. Buonasera e bentornati a questo nuovo appuntamento con ETG Marche. Come di consueto siamo in onda anche sul nostro portale www.etvmarche.it e sulla nostra pagina Facebook. Apriamo questa edizione, come avrete visto anche dai titoli, andando a Fabriano, quello che sta succedendo riguardo al punto, all'ospedale, appunto il punto nascite, battaglia per difenderlo, una nuova doccia fredda però è arrivata, la regione attacca il governo, il comune, la regione e il sindaco Santarelli dichiara abbiamo ancora margini per salvarlo. Facciamo il punto sulla situazione insieme all'interno cittadini. È nata il 30. Loro sono speciali, magnifici come dottori, come ostetriche, come reparto. Penso sia sbagliata l'intenzione di chiuderlo. Sono tutte le camere piene perché sono stati giorni importanti e ci abbiamo due donne in travaglio in questo momento. Mamma Valentina si gode la sua piccina, nata all'ospedale di Fabriano. Il reparto di ostetricia è a rischio chiusura. A darne l'annuncio ieri era stato il governatore delle Marche, Ceri Scioli, rispetto alla comunicazione ricevuta dal Comitato Percorso Nascite, organismo intermediario di coordinamento tra istituzioni centrali e periferiche per garantire la qualità e la sicurezza dei parti. Già da 4 anni si paventa la chiusura del punto nascita a Fabriano, che non arriva a 500 parti all'anno, limite per i nosocomi in condizioni orografiche difficili, come il territorio montano appunto. Per gli altri ospedali la soglia è di 1000 parti. Abbiamo avuto stamattina una paziente ricoverata da noi che ci ha chiesto ma allora io posso partire qui, era molto titubante. Purtroppo è da diversi anni che siamo abituati a queste improvvise novità. Che poi non trovano una conferma, ma soprattutto spiazzano l'utenza, spiazzano le gestanti che da un giorno all'altro temono sempre di non riuscire ad avere quel punto di riferimento che loro pensano dove andare a partorire. Abbiamo chiuso con circa 330 parti, più o meno è un trend costante, e non c'è stato il calo a dispetto di altre strutture, perché il calo delle nascite avviene dappertutto in tutti i punti nascita. Ieri dal 31 gennaio abbiamo avuto fino adesso 31 parti. La battaglia per Fabriano per una deroga all'allora ministro Lorenzin era iniziata 2 anni fa, quando vennero chiusi i punti nascita di San Severino Marche e Osimo. In luglio scorso la stessa deroga non sarebbe stata concessa dall'attuale ministero e poi la doccia fredda ieri con la decisione del comitato percorso nascita, che non sarebbe vincolante però, fa sapere il sindaco 5 Stelle di Fabriano, Santarelli. Da quello che mi dicono dalla struttura tecnica del ministero, il ministro non era a conoscenza di questa comunicazione. Cerchiamo di capire che margini di manovra ci sono. Rimane il fatto che non sono queste le modalità con cui devono essere comunicate queste notizie, nel senso che gli stessi operatori e le stesse mamme che sono in attesa di partorire si ritrovano a questo punto spaesati perché non viene data neanche una tempistica. È importante non per Fabriano in sé, ma è importante per il territorio. È il punto di riferimento chiaramente di tutto un territorio interno della regione che piano piano negli anni si è vista scippare numerosi servizi, tra cui punti nascite nelle altre strutture. Orograficamente siamo, non lo scopriamo oggi, chiaramente svantaggiati rispetto agli altri. Non partorire a Fabriano significa andare a partorire in Umbria. Partorire in Umbria significa per la regione dei costi eccessivi da sostenere, che andrebbero sottratti ad altri servizi che la regione può mettere a disposizione della comunità marchigiana. Sono 2 le persone indagate per la morte di Khalil Khalil, l'operaio deceduto a Matelica in un cantiere della ricostruzione post-sisma. Facciamo il punto.
Ci sono due indagati per omicidio colposo, un atto dovuto dopo la morte di Khalil Khalil, l'operaio di 50 anni, padre di famiglia che ha perso la vita dopo un volo di 15 metri in uno dei primi cantieri di ricostruzione post-sisma 2016, mercoledì scorso. Stava lavorando su un'impalcatura in un palazzo a Matelica, dove ora tutto tace, il cantiere è sotto sequestro. Questa prima vittima nel cantiere della ricostruzione, un lavoratore che lascia una famiglia a Camerino con dei figli da crescere, è una situazione veramente drammatica. Era un lavoratore che stava da 20 anni in Italia, per 15 anni è stato nel settore e è stato anche titolare d'impresa. Stiamo facendo anche ulteriore verifica, non abbiamo mai visto, cioè non abbiamo trovato nulla che possa riscontrare il fatto che sia stato che abbia fatto mai formazione. Questa è una notizia triste e da denunciare. Da quanto si apprende sarebbero emerse alcune irregolarità nel cantiere, uno dei 75.000 edifici lesionati dalle scosse più di 2 anni fa nel centro Italia, di cui la metà solo nelle Marche. Attualmente, secondo i dati diffusi dalla rete delle professioni in un convegno a Camerino a dicembre scorso, nella regione più colpita sono stati presentati circa 4.000 progetti, in gran parte di ricostruzione leggera, di cui evasi un 25% e dunque 1.700, ovvero il 2,8% del totale. Il più grande cantiere d'Europa deve ancora prendere il via con il suo carico di rischi anche per i lavoratori. Secondo gli ultimi dati elaborati dall'IRES CGL, le province marchigiane dove gli infortuni sono in aumento sono quelle di Macerata più 1,7% e Pesaro con uno 0,7%. Colpiti soprattutto i giovani, come il 24enne che oggi è stato soccorso dall'eliambulanza a Tolentino per una mano rimasta sotto una pressa con uno stampo da 20 kg. Picco dell'influenza nel mese di gennaio 2019 nelle strutture dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Sono stati registrati 6 casi gravi o complicati. Tra questi, 3 casi sono del virus H1N1, impropriamente associati al termine influenza aviaria. Di questi, 2 pazienti sono stati ricoverati in rianimazione e 1 in medicina ad alta intensità di cure. È finito in manette dopo pedinamenti e indagini protrattisi per diverse settimane. Un ragazzo della Guinea di 21 anni ieri è stato fermato dagli uomini della squadra volanti di Macerata al termine appunto di una serie di indagini. È ritenuto uno degli spacciatori che vendono droga agli studenti a Macerata. Ieri è stato fermato al parco di Fontescodella, dove è stato trovato con 20 grammi di hashish. Finora era già stato arrestato altre 2 volte. I militari delle stazioni Carabinieri Forestali di Recanati e Cingoli, supportati dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare NIPAF di Macerata, hanno colto in flagranza di reato una ditta edile operante nel maceratese mentre scaricava rifiuti speciali provenienti da cantieri edili su un terreno privato già oggetto di molteplici scarichi abusivi pari a circa 250 metri cubi. I 2 soggetti responsabili, il proprietario dell'area e la ditta dedita al trasporto, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Si è provveduto inoltre al sequestro dell'area di circa 1.500 metri quadri e dell'autocarro utilizzato per il trasporto per il reato di gestione illecita di rifiuti e stoccaggio non autorizzato. E vediamo ora come cambia il mondo del lavoro nelle Marche tra precarietà e non solo. Questo è il tema di cui si è discusso e su cui si è concentrata la CGL Macerata. Per noi c'era Roberto Propersi. I casi di irregolarità che scivolano anche nel penale aumentano di più. Bisogna riportare nell'agenda politica, nella discussione, la dignità del lavoro. Riportare la discussione sulla dignità del lavoro è questo il grido di allarme lanciato da CGL Macerata, che traccia la nuova fotografia del lavoro in provincia, una fotografia fatta da tanta precarietà che rischia di diventare normalità. I dati partono dall'ufficio Vertenze della CGL, che solo nel 2018 vede 892 pratiche tra recupero crediti, violazioni contrattuali, consulenze e procedure concorsuali. I dati poi, analizzandoli nello specifico, fanno anche vedere che non sono solo gli imprenditori privati ad avere dei problemi, ma enti pubblici, enti religiosi, segreterie di partito, cooperative sociali. Insomma, il problema è senza dubbio a 360 gradi. Un lavoro
lavoratore che lavora un'ora a settimana non può essere considerato occupato, perché il lavoratore, per la Costituzione italiana, è una persona che ha una retribuzione proporzionata e che gli permette di vivere una vita dignitosa. Oggi invece purtroppo riscontriamo molto spesso che ci sono tanti lavoratori, centinaia di lavoratori, che si trovano in condizioni che formalmente risultano occupati, sostanzialmente però questo lavoro non gli permette di avere la propria sussistenza. In più, dietro questa realtà si nascondono anche sacche di sfruttamento che rendono ancora più difficile la vita di queste persone. Sottolineato anche un altro aspetto, quello dei lavoratori in somministrazione, e cioè attraverso le cosiddette agenzie interinali. Sono forme di lavoro del tutto legittime, ma molto precarie, caratterizzate molto spesso da periodi di contratti molto brevi. Si è sempre perennemente sotto il ricatto e sotto l'incognita rispetto al futuro, rispetto alle stabilizzazioni. E le stabilizzazioni, quando avvengono, avvengono spesso nella forma del lavoro somministrato a tempo indeterminato. Io la chiamo una stabilizzazione precaria, una precarietà stabile. Restiamo in tema di lavoro, dipendenti costretti a lavorare anche 12 ore al giorno e a dormire in otto in una stanza che era per due persone reclutati in Romania tramite i contatti di un romeno che è dipendente di una ditta del nord Italia e che ora è indagato dalla procura di Macerata. Questo è quanto emerso dall'indagine dei carabinieri della compagnia di Camerino, nata da un infortunio avvenuto in un cantiere delle SAE nel dicembre 2017. L'uomo è accusato di aver fatto venire in Italia una decina di persone per conto della ditta di cui era dipendente, che aveva un subappalto nei cantieri per la realizzazione delle casette. Si tratta di alcuni cantieri che si trovano a Ussita, Visso e nell'Ascolano. Al momento una parte dell'indagine resta coperta dal segreto istruttorio, ci sarebbero altri indagati nella vicenda. Al rumeno viene contestato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Vi terremo aggiornati. E adesso restiamo sul tema post-sisma, un palazzo storico ristrutturato al posto delle SAE. 11 alloggi arrivano a rotella, vediamo. Al posto delle SAE, le soluzioni abitative di emergenza post-sisma, arrivano 11 alloggi ricavati da Palazzo Magnalbò, antico edificio nel centro storico di Rotella, piccolo comune dell'entroterra ascolano, ai piedi del Monte dell'Ascensione. Gli appartamenti sono a disposizione delle persone e delle famiglie che hanno avuto casa danneggiata dalle scosse del 2016. Una volta rientrata l'emergenza, l'immobile verrà destinato a casa per anziani. Un progetto che oggi diventa di accoglienza per chi ha subito danni al sisma e domani diventa una casa per gli anziani che possono così restare, anche con magari qualche problema di non autosufficienza, assistiti nella loro terra, dove sono le loro radici. Ci troviamo all'interno dei mura e su alloggi che hanno gli stessi comfort della propria casa. Ovviamente questo deve essere il primo passo, dovranno seguirne altri. La struttura del commissario insieme agli uffici speciali di ricostruzione stanno lavorando in questa direzione. Ovviamente cerchiamo di velocizzare il prima possibile, il più possibile, proprio per dare risposte adeguate al territorio. Manteniamo la popolazione all'interno del centro storico. Io credo che questa sia la prima struttura pubblica ristrutturata ed inaugurata all'interno di un centro storico, anche questo è un altro primato. Poi una valenza anche politica, perché in certo qual modo non consumiamo il territorio, ed economica, perché come ho detto risparmiare circa 1 milione di euro su degli alloggi non è proprio da buttare nel fosso, diciamo così. E ci spostiamo ora nella Valesina, dove si sta lavorando per il rinnovo e potenziamento della condotta idrica dal serbatoio di Apiro a quello di Montepastore nel comune di Stafolo, per la distribuzione di acqua ai cittadini di San Paolo di Iesi e per la manutenzione straordinaria del serbatoio di Montepastore, compresa la costruzione della strada di accesso. L'obiettivo dell'intervento è eliminare definitivamente il fenomeno della cosiddetta acqua rossa, fa sapere una nota stampa di Viva Servizi. E adesso, prima di salutarci, vi ricordo che per questa sera l'appuntamento, come vi abbiamo già preannunciato anche dai titoli, è con Punti di Vista. Sergio Schiavoni, ospite di questa nuova puntata, per raccontare i suoi primi 80 anni, dagli inizi al successo. Il mio segreto, dice, è la famiglia. In onda questa sera, appunto, l'intervista all'interno di Punti di Vista alle ore 21:20 sul canale 12 di ETV Marche. Poi
vi ricordiamo anche l'appuntamento consueto con Focus Lavoro questa sera. Due gli argomenti come sempre trattati, uno sulla manifestazione nazionale a Roma del 9 febbraio in cui CGIL e CISL e UIL scenderanno in piazza, e poi ancora pensioni, quota 100 nelle Marche, patronato Inas CISL preso d'assalto. Questa era la nostra ultima notizia, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che puoi seguire l'appuntamento con la nostra rubrica Marche Flash e poi con tutte le news sportive con ETG Sport. Quindi ancora una volta grazie per averci seguito e arrivederci.